Tornando indietro nel tempo fino all'epoca in cui i mammut stavano per estinguersi, Nigel vedrà con i propri occhi la causa della scomparsa di questi magnifici animali e tenterà di salvare qualche esemplare. La porta del tempo lo riporterà all'epoca dell'ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa. Qui, nell'era glaciale, il riscaldamento globale ha già modificato questa parte del pianeta. Le fertili pianure sulle quali pascolavano i mammut sono ormai invase da una fitta foresta. Oggi, questo è un luogo inadatto ai mammut. Trovare gli ultimi esemplari rimasti in vita non sarà facile. Abbiamo percorso molti chilometri e questa foresta non finisce mai. Il pianeta si sta riscaldando e se i bruchi sopravvivono mangiando aghi di pino, un mammut di 6 tonnellate non ha scampo, non c'è abbastanza cibo per lui. La carenza di cibo nutriente ha messo in ginocchio i mammut. Sembra che qui non ci siano che alberi. Ma alla fine Nigel trova qualcosa che interrompe la monotonia del paesaggio. Una grotta. Non resiste alla tentazione di esplorarla. Niente movimenti bruschi. Nigel ha scelto di disturbare la creatura sbagliata. Gli orsi delle caverne sono alti fino a 4 metri e possono pesare 750 kg. Sono più forti di qualsiasi altra specie di orso.